Fa sempre più interessante la nostra puntata di oggi all'esperto e, come aveva anticipato il dottor Claudio Mercadante, assisterete ora alla beatificazione di Bettino Craxi da parte dell'onorevole Di Pietro. Allora, proceda. Non so se mai potrà avvenire la beatificazione, però ecco, io la domanda che volevo fare, che credo sicuramente interesserà ai milioni di socialisti, perché socialisti c'erano, socialisti sono, si sono mischiati adesso negli altri partiti, parlo di votanti, non di rappresentanti politici, gente che votava per il PSI. Lei ha affermato l'altra sera in una trasmissione di un mio discepolo Bruno Vespa che non si era la domanda perché lei non è andato nei salotti importanti Cuccia, no? Se la ricorda questa domanda, e lei ha detto giustamente, capito, ma se nessuno mi dice di andarci perché non c'è motivo di reato, io che vado a fare? Busso alla porta per quale motivo? Io vado laddove so che c'è motivo di reato, per cui, no, interrogando delle persone. Però la domanda che le faccio, lei si è reso conto che con questo sistema praticamente ha distrutto il Partito Socialista, e mentre lo distruggeva, ma non gli poteva venire in mente, dice, beh, non è solo una questione da magistrato che devo fare, c'è una questione morale, sociale, spirituale, umana, devo cercare di capire, di bilanciare un po' la cosa, no? E lì praticamente che è successo? Quello che dicono tutti, che è rimasto in piedi solo il Partito Comunista. Andiamo alla mano alla mano. La prima cosa, chi di voi c'è stato pure prima, ricorderà che il giornalista e testimone ha fatto prima un'affermazione. Ha detto Di Pietro da magistrato ha fatto quel che doveva fare, poi si è messo in politica, ha personalizzato, e come lui hanno personalizzato altri. La personalizzazione della politica non va bene perché, voglio dire, non vanno più avanti l'idea, ma le persone hanno il tempo che hanno. Ammetto a debito, solo questo volevo dire. Punto. Ma io non ho e quindi, siccome molte persone mi hanno rimproverato, sì, quando facevo il magistrato, che facevo dei verbali troppo corti, non è colpa mia se io quello dicevo, colpevole innocente, colpevole, certo. Punto. Certo. Una volta ho provato a chiedere qualcosa in più, ma perché l'hai fatto? E quello mi ha detto, lo facevano tutti. Ecco, per farvi capire come il sistema era diventato talmente tale per cui era difficile anche dargli una valenza di strutturazione del reato. Sei vittima o sei complice? Perché ho voluto fare questa premessa? Ho voluto fare questa premessa perché quando abbiamo fatto l'inchiesta a Mani Pulite, non è vero che noi ce la siamo presi solo con quelli che facevano parte del Partito Socialista. Ce ne sono stati tantissimi anche del Partito Comunista. Ce ne sono state tantissime anche della Democrazia Cristiana. Il problema qual è? Che hanno fatto più rumore quelle del Partito Socialista. Perché facciamo il caso di Craxi, proprio di Craxi, a cui va dato atto di una cosa. Dopo il suicidio di... Andiamo proprio al caso di Craxi. Craxi cosa fa rispetto agli altri leader di partito? Forlani si fa venire la bava alla bocca. Occhetto non sa di che cosa si parla, perché purtroppo il Partito Socialista era strutturato, il Comunista era strutturato in due modi. Fino all'89 c'era Mamma Russia con i rubli, ma hanno fatto un'amnistia e io più che prendere atto dell'amnistia non potevo fare. Dopo hanno inventato la storia delle cooperative, le quali da una parte si facevano carico della gestione di tutta l'attività del partito, dall'altra non pagavano una quota di tangente, ma prendevano una quota d'appalti, era difficile configurare il reato. Il Craxi è stata una persona che si è seduta al centro del Parlamento e ha detto siamo tutti colpevoli, anche noi abbiamo fatto quel che abbiamo fatto, e l'ha detto in Parlamento, e gli va dato reso e onore di questo. Il problema è poi che se tu questo lo dici in un'aula di tribunale si chiama confessione, sì, capisci? E allora è lì che casca l'asino, casca l'asino nel momento in cui nei confronti del signor XY, benissimo, del Partito Comunista, trovi il Greganti di turno che dice sì, sto qua e mi metto seduto in cella e mi faccio 6 mesi di cella. Trovi il Maurizio Raggio di turno, piuttosto che il Giorgio Tradati di turno, amico d'infanzia di Bettino Craxi, in cui dice sì, a me mi ha detto di aprire 2 conti correnti in Svizzera e ci ho messo quei conti correnti, che faccio? Non procedo? Quindi allora è inutile che ve la prendete col medico che ha scoperto la malattia, piatevela che la malattia. Però il messaggio che sta sotto è quello, che quando vai davanti a un magistrato nega tutto.
No, il messaggio che sta sotto è non commettere il reato. Vabbè, questo è chiaro, però una volta che ti prendono tu... Perché se ti prende il magistrato non ti guarda in faccia. Allora, quel che noi dobbiamo... Perché non funzionano le cose nel nostro paese? Non funzionano perché ogni volta che si scopre come si fanno certe marachelle, si trova il sistema per aggirarle. Perché oggi come oggi, io ho fatto un'inchiesta a Mani Pulite su un reato che si chiamava concussione per induzione, che non ci sta più. Non esiste più sto reato. Quindi una volta tu potevi mettere, ricordatevi sempre questo, che nella fase processuale, a te, lo dico a te padre, to. Sono qui fratello. Allora, il pentito di cui studiate voi in seminario, chi è, qual è? È il pentito che si pente del male che ha fatto, che vuole espiare la pena, che si mette il cilicio, che vuole cioè... redimersi. Esatto. Il pentito processuale è quello che vuole scappare, è quello che vuole andare. Allora il meccanismo di Mani Pulite dove sta? Ma non può essere Segui così sicuro, sempre così è. Il meccanismo di Mani Pulite cioè dove sta? Il puro non esiste? Eh? Il puro non esiste, quello che è veramente pentito? Il puro, ti sto dicendo, nella fase processuale no. Io non ne ho conosciuto uno. Non, non ne ho però, conosciuto uno. Questo guarda però che io è pesante. Non, guarda, da retta a me. È pesante. Quello che si pente delle proprie azioni il giorno dopo sul piano processuale. Pesante. Vuole uno per sconto hanno fatto della pena? Perché pesante. Hanno inventato l'estremunzione? Perché è finito tutto. No, quando è finito tutto, ti ripresenti al Signore. Te lo dico io, perché sta parlando un seminarista che ha fatto 3 anni di seminario. Quindi allora, scopa. Pure io c'ho ancora la tonaca. Facciamo... Io ho due ricordi di quando ero giovane. C'ho una, la tonaca da magistrato, ma c'ho pure la tunichetta con 32 bottoni. Io quella la metto solo la domenica. La metto solo la domenica. È lì, da retta a me. Il problema di fondo è che noi cattolici siamo un po' furbacchioni, perché ci siamo inventati l'estremunzione, ci siamo inventati il perdono di 4 giocolatori e vai. Ecco. Il problema è che non devi farli i reati, non pentirti dopo. Vabbè. Allora, per non fare i reati, qual era il messaggio che bisogna mandare? Che c'è la certezza del diritto e la certezza della pena. Vabbè. Oggi come oggi in Italia c'è la certezza dell'impunità. Mentre stiamo parlando, oggi o ieri, hanno fatto un'altra legge in cui hanno deciso di mettere, siccome ci sta posto in carcere, hanno fatto una legge in cui per un sacco di reati non c'è più il carcere. Non ho mica capito. È vero o no? Sì, sì, c'è una telefonata. Dopo c'ho però un intervento ancora mio, perché è in pieno conflitto di interessi con me. Perfetto. Un pieno interesse conflitto con me. Volevo dire una cosa. Poi dopo allora mi conferma la regia la telefonata in linea di Donato Robilotta? Pronto? È morto, Don Robilotta è caduto, sento il bip. Sì. Niente, allora approfittiamo e richiamate per soltanto Robilotta. La domanda in conflitto di interessi è la seguente. Io sono stato colpito da Mani Pulite, funzionario dirigente di una grande azienda di Stato, perché appartenente o considerato tale ad un'area politica. E che ci azzecco io? Perché pure lui ne ha pagato le conseguenze, poraccio. Allora mi chiedo però, quando uno muove una leva di quel genere lì, è cosciente del cataclisma che succede dietro? E tu dici, siccome... Allora, come... No, domando, io non ho, tu dico, io dico, la domanda è cosciente e se ne frega, oppure dice, la legge deve essere, a me se vanno a casa 100.000 persone e muoiono di fame, io applico la legge. È questo l'atteggiamento del magistrato? Domanda. Posso assicurarti che deve essere quello per cui il magistrato deve applicare la legge. Chi ha altri compiti, ha soprattutto quello della politica, deve fare in modo che... chi si comporta male vada allontanato e chi è vittima di un sistema vada salvato. Ma allora abbiamo riagganciato Donato Robilotta, mi conferma eccomi. La regia? Buonasera, allora è stato nostro, nostro ospite la scorsa puntata dell'Esperto e aveva espresso il desiderio che l'Esperto ha accontentato di poter porre una domanda personale all'onorevole Di Pietro che è qui seduto oggi tra noi. Prego. Sì. Prima l'onorevole Di Pietro nell'intervento ha detto che lui ha colpito perché c'era, come dire, c'erano dei reati che andavano colpiti. Io vorrei adesso, essendo passati tanti anni, al di là del se abbia mai avuto dubbi se lui fosse stato come uno strumento inconsapevole di un disegno teso a colpire il sistema politico. E se qualche volta non ho avuto l'impressione che mentre rispetto a certi partiti, in particolare il PSI, come dire, tutto andava, filava liscio per poterlo colpire,
mentre poi quando si avvicinava a Bottega Oscura c'era un sistema che si chiudeva per poterlo preservare. E se ad oggi, a tanto tempo di distanza, non si rende atto che forse l'indebolimento del sistema politico della Prima Repubblica ha portato ai risultati di oggi, di cui tutti, come dire, in qualche modo tutti si lamentano. Andiamo per ordine. Si è mai sentito strumento inconsapevole? No, no, assolutamente. Io ho fatto quel che ho fatto perché semplicemente ho fatto il mio dovere. Vorrei precisare una cosa riguardo di questo. Non so se lo sapete, ma io sono stato processato per tante cose. Sono stato processato perché ero un agente della CIA messo lì apposta. Sono stato processato per un agente del KGB. Non parlavo di questo agente. Io ho detto in considerazione nel senso se ci fosse un disegno più grande per cui attraverso mani pulite colpire il sistema politico, che tutto veniva fuori in maniera troppo facile. Non ci azzecca proprio niente di Pietro, io ero semplicemente un magistrato che sono venuto a conoscenza di uno che ha preso 7 milioni di lire e che doveva prenderlo e che ho cominciato l'indagine, invece di fare il notaio che l'ha mandato per direttissimo nei 15 giorni, la prima cosa che ho fatto ho cercato di capire come faceva questa a pagare 3 milioni al mese a sua moglie se prendeva 2 milioni e mezzo al mese di stipendio, alla moglie separati deve 3 milioni che lo faceva a causa perché ne voleva 4. E ho annusato e ho capito come funzionava. No, no, assolutamente, posso assicurarle, su questo mi sento davanti alla coscienza, mi guardo allo specchio, no, quel che ho fatto l'ho fatto perché sentivo il dovere di farlo, non perché me l'ha ordinato o perché inconsapevolmente abbia dato il seguito a qualcuno. Altra cosa invece è come hanno reagito singole persone rispetto all'azione giudiziaria. Ripeto, tendenzialmente c'erano due sistemi, o si fuggiva o si affidava alla giustizia cercando di limitare i danni. È arrivata la Seconda Repubblica, hanno inventato il terzo sistema. Meglio andare in Parlamento, farsi le leggi che servono e poi una volta addebitarla a destra, una volta addebitarla a sinistra, ma date retta a me, non esiste né la destra né la sinistra rispetto alla legalità, esistono soltanto persone che ne approfittano e ne hanno approfittato anche con l'Italia dei Valori, così non teniamo fuori nessuno. È troppo facile prendersela, quindi ne hanno approfittato tutti e io personalmente sono dell'idea, torno a ripetere, sono dell'idea che bisogna stabilire una regola, che ci sia certezza del diritto e certezza della pena. E uno deve sapere che se in Inghilterra commette un reato, in Germania commette un reato, va in galera, anche in Italia va in galera e non che va in Parlamento. Onorevole Robilotta, vuole replicare? È rimasto secco. Noi purtroppo facciamo l'amnistia. Cerchi di parlare un pochino più forte perché la sentiamo un po' pianino. Di Pietro ha ragione su una cosa. Purtroppo noi nel 1989 facemmo l'amnistia sul finanziamento pubblico dei partiti perché per salvare gli allora ex PC, perché con la caduta del muro di Berlino da Mosca arrivavano tutte le carte verso l'Italia e quindi si aveva paura. Il dossier Mitrokin era già, come dire all'epoca, era già insomma abbastanza distribuibile, già abbastanza accessibile anche, come dire, a Roma, e quindi per salvare, per evitare che qualche magistrato arrestasse gruppo dirigente del PC, DC e PSI promossero la legge del finanziamento dell'amnistia nel 1989, dell'abrogazione del finanziamento pubblico. Senti, amico mio, fermati, sta domanda, mi fai un favore? Richiedi al nostro pastore qua di rifarla sta domanda. Ti posso indicare io un testimone che ti può rispondere, perché a sta domanda non devo rispondere io. Se si potesse fare in un paese democratico una domanda di questo genere, anche se ultimamente non si può fare certe domande, chiedile all'allora onorevole Napolitano. Non si può parlare più. Attuale Presidente della Repubblica. Io l'ho conosciuto perché io sono stato per anni collaboratore dell'onorevole De Michelis, quindi ho chiaro il contesto. Non ho capito quale De Michelis. Ho chiaro anche il contesto in cui avvenne quel tipo di amnistia, perché era fatta per evitare che un gruppo dirigente di un partito che era stato nel storico venisse decapitato e avrebbe avuto influenze negative sul paese, perché era notorio che l'Unione Sovietica finanziava in maniera illegale
come dire, il partito. Ma siccome vogliamo ricostruire la storia, la storia non lo dovete chiedere al magistrato di Pietri che nel 92 si è trovato un'amnistia, dovete chiederlo a quelli che nell'89, signor Presidente, ne sapeva. Lei non mi utilizzi per attaccare Napolitano, adesso, però non sto attaccando Napolitano. Però lei anche, come dire, c'è stata sempre la sensazione che però anche quando Pool di Milano arrivava verso, penso a Gardini, quando Gardini arrivava verso Montecoscuro, poi il Pool arrivava in qualche modo e si fermava prima, perché verso alcuni, come dire, c'erano atteggiamenti diversi. Però adesso sono passati 20 anni ed è inutile. Io la cosa che mi premeva capire se ci fosse stato un contesto che non era soltanto dell'azione penale, ma un contesto che andava verso... Io quello che vedo che ancora oggi, 20 anni dopo Mani Pulite, c'è ancora, come dire, un attacco al sistema politico, al sistema della rappresentanza, al sistema dei partiti, per cui continua ancora quel clima degli anni 92. E questo non fa bene, non fa bene alla democrazia. Oramai cosa fatta da Poix dell'inchiesta anche di Mani Pulite, ma ripercorrere alcuni passaggi storici significa capire per inquadrare bene quello che sta succedendo anche e riuscire a capire il futuro. Bene, ringraziamo Donato Robilotta per l'intervento telefonico. Salve, grazie. Torniamo un attimino a noi. Tutto iniziò quel 17 febbraio. Vuole rispondere a questa introduzione? Ma lui torna a ripetere. L'azione della magistratura, non ci azzecca niente con le conseguenze che è derivata a quel sistema politico. Il problema di fondo è che o esiste lo Stato di diritto o non esiste lo Stato di diritto. Il problema di fondo è che tu la mazzetta non la devi pigliare, non che il magistrato questa la deve scoprire e questa non la deve scoprire. Il problema di fondo è che in quel periodo c'era un sistema così drammatico, per cui torno a ripetere, c'era gente che si arrabbiava se glieli portava alle 7 del mattino i soldi, perché dice che le svegliavi. Capisci qual è il discorso? Allora, io prima di sentire, mi consenti un attimo, Francesco, perché questa cosa... Io poi vi devo lasciare. Appunto, allora ne approfitto e così possiamo parlare con Pionati. Io adesso che ho smesso gli abiti del guerriero e indossato quelli del monaco, vedo le cose sotto un'altra ottica, perché se le dovessi vedere con quelli del guerriero mi dovrei ricordare che faccio parte di uno schieramento che è stato cancellato, che era il Partito Socialista, che ho perso il lavoro grazie alla catastrofe che c'è stata di Mani Pulite. Questo no, grazie a Mani Pulite, perso il lavoro, perché quelli che ti hanno dato il lavoro hanno fatto... Perché a un certo punto i socialisti o sedicenti d'Italia erano appestati, per cui dovevano essere, perché erano ladri, mascalzoni, delinquenti, farabutti. Ma Pertini era una persona per bene. Sì, ma un momento, Pertini è arrivato dopo l'ondata che c'è stata, cioè Pertini poi era al di sopra. Ma voglio dire, tu lo sai perché metti tutti i socialisti sul candidato? C'erano dei signori socialisti, l'idea socialista a me ha sempre interessato molto, solidarietà e sviluppo, libertà, però i socialisti, il nome del socialismo, i socialisti uomini, i conti correnti, dove ci mettevano le mazzette. Sì, però i socialisti uomini nelle strutture sono stati penalizzati, sono stati puniti per questa cosa qui. Ma che colpa ce l'ha il povero Cristo medico? Questo era il guerriero. Aspetta, questo è il monaco che dice, però aspetta, il monaco che dice, passa sopra tutto questo. I sti temi le stanno scoprendo sui monaci. Ma io faccio parte di quelli, di quelli puliti, pure lì me vuoi mettere, me vuoi far cacciare via. Non dici che siccome sei monaco sei responsabile, perché sa quante bambine avete rovinate voi? Mi fai cacciare via, pure dal convento me devi far cacciare via. Allora, detto questo, dico però, veramente, mi guardi, cioè, quest'uomo è un uomo coraggioso, no? È un uomo che insomma ha rischiato in prima persona, ha fatto quello che ha fatto nella convinzione di farlo, e a un certo punto mi è diventato pure simpatico, perché quando ho visto come hanno cominciato a trattarlo quelli del PD, e poi sentiremo, ma soprattutto come ha trattato il Presidente della Repubblica, perché lui da condottiero medievale è andato all'assalto del pezzo grosso e l'hanno badocchiato. Allora la domanda è questa: ma qual è il sentimento che in questo momento stai nutrendo nei confronti del Partito Democratico e del Presidente della Repubblica, che ti hanno strapazzato fortemente? Non mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Non ti avvali? Non mi avvalgo della facoltà. Quindi doppia negazione, affermazione. Quindi risponde. Quindi la domanda è ficcante. Signor sì. Va bene. Ammetto la... Allora, cominciamo col signor Presidente della Repubblica, proprio perché a me
Qualcuno mi rimprovera di essere rimasti con la mente del magistrato, io ne sono orgoglioso e ammetto l'addebito, anche in questo caso. Ma signor Presidente della Repubblica, lo so che ti sei arrabbiato moltissimo con me, me ne hai fatto pagare le conseguenze perché gli hai detto a quelli del Partito Democratico buttatelo fuori a questo in modo che così non sta più nella coalizione, non merita di stare nella coalizione perché io sono stato messo fuori dalla coalizione dopo che me ne sono uscito dicendo signor Presidente della Repubblica, ma ti pare possibile che una persona viene chiamata dalla magistratura come testimone e dice no, io non ci vengo perché quel che ho da dire io non è utile alle inchieste. Questo lo decide il magistrato, non lo decide un testimone. Se poi questo testimone è Presidente della Repubblica e come tale dice ma hai chiamato magistrato di Palermo ma io non vengo perché non ho niente da dire che ti possa riguardare, io cittadino Giovanni, Nicola e Francesco, ma io pure voglio dire non ci vengo se signora autorità giudiziaria mi chiami, allora sarà formalmente tutto corretto quello che dice, sarà formalmente tutto corretto, non lo metto, mi metto solo attenti. Ma che cavolo, ma come cittadino italiano io vorrei che il mio Presidente della Repubblica fosse il primo a correre davanti al giudice per ammettere, per dire quel che ha con sua conoscenza, anche per dire che non conosce nulla. Ma non, io prima di venire qua oggi, non si sa forse, non so se domani qualche giornale lo dirà, io stamattina prima di venire qua sono stato sentito 3 ore da un pubblico ministero in relazione, come testimone, in relazione a fatti che il pubblico ministero pensava io sapesse, qualcosa sapevo, qualcosa non sapevo, ma non mi è mai venuto in mente di dire, ma siccome non lo so non ci vado, però se, perché mi chiamo Di Pietro e conosco il meccanismo della giustizia, ma se mi chiamasse, come si può dire, protezzatario della Liga Veneta, mi verrebbe da dire, ma perché io ci devo andare? Capisci a me? Capisco, così. Ecco perché, allora, perché sono amareggiato? Sono amareggiato per il fatto che non ci si può comportare in maniera diversa rispetto alla legge a secondo se stai su una poltrona o in un'altra poltrona. E ve lo dico pure a voi di Santa Madre Chiesa. Fratello, siamo qui. Però, anche perché quando si entra nelle aule del Tribunale, parlo per la schiera dei cittadini, insomma, c'è una frase molto semplice nella quale noi crediamo che la legge è uguale per tutti, insomma, no? Quasi. Quasi. Detto da un magistrato. E vi spiego anche perché. Detto da un magistrato, ma cosa voglio dire? Voglio spiegare il motivo per cui sto dicendo questo. Sto dicendo perché se non hai la disponibilità, la possibilità di difenderti, l'Italia, non so se lo sapete, ma è il paese più condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per non applicabilità della giustizia al cittadino che chiede giustizia. Oggi come oggi, io stamattina sono andato dal mio magistrato, il problema più grave qual è stato? Mi sono stato chiamato come testimone, dice, è stato raggiungere la sua scrivania, perché da qua a là c'erano 20 metri di faldoni, di carta. Quel magistrato, per fare il suo dovere, avrebbe bisogno di dividersi in 10. Allora questa idea, signor Matteo chi? Fammi pensare a me. Salvini. Renzi. Signor Matteo, quando tu dici vuoi fare la spending review, se tu togli i soldi alla giustizia, non è che risparmi, spendi di più, perché c'è bisogno di avere più strumenti, più mezzi per fare in modo che uno può avere giustizia subito. Che io ho giustizia dopo 20 anni, a che mi serve? Soprattutto spendono di più i cittadini, perché in questi 20 anni l'avvocato costa. Cioè avere una e anche questo è un altro aspetto, perché quello che se lo può permettere per pagarlo questo avvocato per 20 anni è un quello che se lo debito può permettere a giustizia, ma quelli che non se lo può permettere adesso addirittura avevano fatto un'altra regoletta drammatica, perché hanno scritto volevano fare una legge di questo genere, cioè per poter ridurre il processo hanno detto attenzione, se fai un appello, un ricorso o una causa cosiddetta temeraria, ne risponde pure l'avvocato. L'avvocato cosa fa a quel punto? Fa soltanto cause in cui si mette d'accordo col cliente, che paga sempre il cliente, o fa soltanto cause in cui assicuri che vince. Il risultato è che uno che è morto di fame o uno che cerca giustizia ma non sa come va a finire non riceve neanche più difesa. Ecco perché io ritengo, quando io ho detto la giustizia bisogna stare attenti, oggi come oggi mancano strumenti, uomini, persone e regole chiare. Se queste non si fanno, voi non ve la potete prendere col giudice. Prendiamo il caso di questi giorni. Ora, voglio dire, trattori trasformati in carri armati,
questi che non si capisce se volevano fare la sfilata di carnevale o la sfilata dei secessionisti. Ora, obiettivamente, è tra il ridicolo e il drammatico. È drammatico e ridicolo. Allora, però non te lo puoi prendere col magistrato che deve applicare quella legge. Devi cercare di capire, bisogna cercare di capire come formulare la legge in modo tale da non, diciamo così, rendere del tutto ridicolo anche quel che è drammatico e drammatico quel che è ridicolo. Io personalmente l'idea che mi sono fatto lì è che c'è sta qualcuno che è mezzo matto e ci ha marciato proprio, ma l'idea che quel carro andava meglio a Viareggio. Che... Beh, vedi, no. È da ridere il caso. Vedo che il nostro ho seguito con molto interesse perché stiamo parlando di tutto sulla questione del carro. Era ridicolo e patetico, ma dietro c'è una cosa reale. Questo è il problema per cui non serve la magistratura, se si riesce serve la politica. Cioè, nel Veneto ormai la stragrande maggioranza dei cittadini andrebbe volentieri fuori dal paese da un punto di vista istituzionale. Questo è il problema che va affrontato, perché le aziende lo stanno facendo, perché se no ci saranno 3-4 carri allegorici e poi alla fine arriva quello vero che spara. Quindi se non si fa e qui è il ruolo della politica, il vuoto che ha lasciato Mani Pulite in termini politici, con molta intelligenza tattica, è stato occupato da Berlusconi, che non ha messo in campo, come si ritiene, soltanto la sua potenza mediatica ed economica, ha capito che il pentapartito era collassato, ma che gli elettori di quell'area politica, del cosiddetto pentapartito, c'erano e qualcuno li doveva rappresentare, e lì è scattata l'intelligenza. Cioè, alla fine la magistratura, in questo concordo, fa il suo lavoro, poi è la politica che deve fare il proprio, e quando non c'è la politica in grado di fare la politica che la magistratura occupa degli spazi che magari non sono propri della magistratura. Una cosa che volevo dire per consolare gli amici socialisti, che è una cosa che, perché ormai si ragiona sul piano storico, no? Craxi va inquadrato sul piano storico, quel periodo va inquadrato sul piano storico, la vicenda umana è superata. I socialisti dovrebbero essere contenti per aver avuto ragione sul piano storico. Nel momento in cui il Partito Democratico con Renzi si va a iscrivere al Partito Socialista Europeo sconfessando 20 anni di guerra del PC a Craxi, questa è la vittoria che hanno ottenuto. Lasciamo perdere i casi umani. Possiamo leggerla così? Ma no, è così, perché a caro prezzo, ma non bisogna confondere. Allora, la Chiesa non va mai confusa con i papi, perché la Chiesa è sopravvissuta ed è cresciuta, nonostante dei papi che sono, se esiste, all'inferno sicuramente a bruciare. Il prezzo è stata l'estinzione. Ma l'estinzione di un ceto politico non è l'estinzione di un'idea. No, perché vabbè, se poi il ceto politico ha gestito male, se Papa Borgia faceva quello che faceva, la colpa non è della Chiesa o di quello che ha detto Cristo, è della interpretazione malvagia che veniva fatta. Quindi nel bene o nel male i personaggi passano, le idee restano. Ma se siamo ancora qui, ci torniamo subito. Chiedo un permesso straordinario. Regia, per la pubblicità, i telespettatori, esatto, che i telespettatori rimangano, non se ne vadano, devono aspettare la pubblicità. Però prima... Tutti quanti, non solo i socialisti, però. No, tutti quanti. Ma i socialisti sono tanti. Anzi, non mi preoccupo della tua audience. No, si saranno chiamati tutti i socialisti d'Italia. Guarda che ci sta la beatificazione di Bettino. Allora, Bettino, insomma, non, la beatificazione non c'è, perché però, insomma, le parole che ha espresso mi sembrano abbastanza umane nei confronti anche della persona, del personaggio, e quindi questo è giusto che sia così. Però un'ultima cosa, visto che poi so che dovrei andare via, io approfitto per parlare un attimo di Berlusconi. La domanda è questa: siete tutti e due della bilancia, quindi due esteti, no? Portati alla rappresentazione di se stessi, no? Quindi molto simili per certi versi. Una è stata una parte o dall'altra. Ce l'abbiamo buttata sull'oroscopo. Sto tentando, senso, volevi dire. Sto tentando, che dalla parte, sto tentando un avvicinamento. Sto tentando un avvicinamento. Sto cercando di avere un atteggiamento empatico tra voi due, no? Però la domanda è: ma non ti sentiresti dire che in effetti c'è stato un accanimento nei confronti di quest'uomo? Di chi? Sempre di lui. Silvio Berlusconi. Da parte della giustizia, della magistratura. No, non c'è un minimo di sentimento che dice, beh, insomma, si è esagerato a prendere di mira un uomo così, in questo modo così pesante. Tutta l'Italia lo dice, perché non lo dici anche tu? Sa, a me cosa mi ha lasciato più sorpreso in queste ore, così te la rilancio la palla,
cosa penso io? Sì, io lo penso scandalo che lui è andato dal presidente. Giuro. Ma non per lui, per il presidente. Ti dirò una cosa ancora di più, ancora più grave. Di tutto si può pensare del Presidente della Repubblica, meno che sia una persona che non si rende conto che quel che fa non può rimanere riservato e che comunque il cittadino italiano si pone la domanda. Ora, il 10 di aprile devono decidere i giudici se affidare ai servizi sociali o se arresto domiciliare e quant'altro. 4 giorni prima o 4 giorni dopo non cambia niente. Tu perché lo hai ricevuto e una persona che è in quella situazione? Lo hai fatto come libera scelta o l'hai fatto perché non ne potevi fare a meno? È una domanda retorica o è una domanda che fai a me? È una domanda che vorrei fare a lui. Allora io rispondo perché come se fosse stato a me, perché è un chiaro segnale del Presidente della Repubblica che sta dicendo agli italiani guardate che nei confronti di quest'uomo si è esagerato. E io lo ricevo. Capisci? Allora, se condividi, signor aspetta. Questo è il messaggio. Signor Presidente che della Repubblica, capisci che cavolo hai fatto capire agli italiani? Hai fatto capire una minchiata. Allora, sentiamo invece Bionati che dice... No, io do un'altra lettura. È un messaggio per dire... Drammatico! Per cercare sostegno a Renzi in un momento di difficoltà nel PD. Magari fosse solo così. Vabbè. Allora, io penso purtroppo che lui non poteva fare a meno di accettare allora, per Napolitano tra le varie critiche a Napolitano, quella di Pietro sono ovviamente dal suo punto di vista legittime, quella che è oggettivamente non contestabile è di un ruolo politico che istituzionalmente e costituzionalmente non potrebbe avere. Per questo io dico che la lettura è politica, perché poiché il vero capo del governo è lui, certo, sta dicendo... Però dal punto di vista della comunicazione significa, guardate, magistrati, va bene, però questo io lo devo capire perché... Non ho capito, uno viene condannato con sentenza penale passata in giudicato e tu mandi a dire ai cittadini italiani e però non va bene. E allora quando va bene uno quindi stato concordi con questo messaggio che io penso di aver recepito? Ma per me questo è il messaggio che ha mandato. Subliminale. Questo messaggio che ha mandato è un messaggio drammatico per il Paese che mortifica l'istituzione che rappresenta. Questo penso ho capito, ma l'istituzione che rappresenta, quella istituzione magistrale, è sempre no, comunque... l'istituzione della rappresentare pubblica. Ok, però mortifica... A garante. Sì, comunque mortifica un po' anche la magistratura, no? No, mortifica il cittadino italiano perché crede nel Presidente della Repubblica come arbitro della situazione invece fa Ma comunque alla domanda, la magistratura è sempre e comunque al di sopra di ogni sospetto. Ma assolutamente no. Così come i macellai, ci sono i macellai che per compito loro devono tagliare le fettine e certe volte ammazzano la moglie. Allora, ma se il Presidente della Repubblica questa è la fregatura. Ma se il Presidente della Repubblica che è il numero uno magistratura, il è il capo quindi della magistratura, qualunque atto è. Ho capito, allora, ma scusa, il capo di un'azienda appunto, che ammette e dice che il suo direttore generale ha sbagliato, è un deficiente o un illuminato? Non è uno che non dice che ha sbagliato, no, doveva dire che ha sbagliato, detto che ha sbagliato. Ma lui ha mandato questo messaggio nel momento in cui solidarizza con il condannato, ha mandato un messaggio che la magistratura non ha fatto il suo dovere, è lui che è capo della magistratura. Per questo io mi sento mortificato come cittadino di questa operazione. Allora, in chiusura per la pubblicità, una parola sulle europee. Solo sulle europee. All'europea, l'Italia dei Valori ci sarò, io farò il militante, mi auguro che da cittadini italiani tutti si stanno arrabbiati del fatto che ci sia uno sbarramento troppo alto, però io mi ricordo che quando facevo il ministro, il giorno dopo mi sono trovato 24-28 partiti che venivano dietro a me a chiedere a ognuno qualcosa, voglio dire... Il consenso ci vuole. L'Italia dei Valori si presenta, se raggiunge il quorum è bene, se no affrocia per terra e la raggiunge la prossima volta. Ma questa idea di diventare 1000 partiti, ognuno si alza la mattina e comanda e ricatta gli altri, non va bene. Ti do la benedizione. No, io ti assolvo. E ti saluto. In genere, tu pensa che ti danno la prescrizione. Oh, grazie che a Dio, soddisfazione. Finalmente. Almeno... Vi siete divertiti è stato divertente. Vai in pace, vai in pace. Grazie, speriamo. Onorevole Di Pietro. Ci vediamo dopo la pubblicità. Arrivederci.